Mister Colle, commentiamo questo 0-0, è un punto guadagnato per voi? Beh, sicuramente venire a giocare a Bocale è sempre difficile, anche perché visti i punti in classifica la squadra del Bocale è una buona squadra, gioca a calcio, ci ha messo in difficoltà l'andata e anche oggi, perché oggi è stata una partita dove ci sono state parecchie occasioni da gol, non siamo stati capaci né noi nel Bocale di concretizzarle e dunque magari il risultato di 0-0 è un pochino strano confronto all'andamento della partita, però sono felice comunque del punto preso. Come proseguirà il vostro campionato? Il nostro campionato proseguirà domenica dopo domenica, affrontando da qui alla fine squadre con obiettivi diversi, però noi cercheremo di fare più punti possibili per rimanere aggrappati al terreno playoff. Cerchiamo di mettercela tutta, non è facile perché giustamente ogni domenica è una battaglia e dovremo impegnarci al massimo. Lei viene dal Friuli, come vede il calcio calabrese? Beh, è un calcio importante perché ci sono parecchi giovani e giocatori forti. E bisogna cercare di continuare a valorizzarlo in questa maniera perché è di un buon livello. Io l'ho detto dall'inizio della stagione che questo era un campionato equilibrato perché tutte le domeniche si vedono buone squadre affrontarsi, quasi tutti cercano di giocare a calcio con voglia e cercano comunque di portare in alto il nome dello sport e riescono con partite come quella di oggi. Grazie mister. Prego. Mister Logatto, 0-0 oggi, ma avete avuto le vostre palle gol? Sì, dovevamo sfruttare meglio le 3-4 occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo, nitide. Non siamo stati attenti, in questi campionati non puoi sbagliare se vuoi vincere queste partite. Comunque prendiamo questo punticino, vedendo pure gli altri risultati che con le giù hanno perso tutte, quindi è sempre un passettino in avanti contro una squadra che lotta per i playoff, quindi posso essere soddisfatto. Qual è stato il reparto che non l'ha convinta oggi? Mi pare che subito all'inizio del secondo tempo avete fatto una sostituzione. Sì, ma no, non è stata una sostituzione, è stata più una cosa mia personale perché il ragazzo caricato lo vedo in difficoltà nella velocità perché il loro attaccante era molto rapido, ho preferito mettere uno più rapido e meno bravo tecnicamente per compensare il problema che ho notato. Oggi siamo, dopo tre partite che abbiamo fatto alla grande, ci può stare un calo fisico, anche mentale, anche perché non trovando il gol su azioni importanti, su azioni nitide, non facendo gol, poi un po' a livello psicologico ne puoi risentire. Però siamo soddisfatti, sì, adesso andiamo a giocare a Isola e ci giochiamo la nostra partita. Mister, in seconda a Ziguli, commentiamo anche con lei questo 0-0, forse è stato un crollo in questa partita, sì. Lei cosa ne pensa? No, non abbiamo sfruttato al massimo quella occasione che è arrivata a noi, al primo tempo quattro occasioni da gol che non abbiamo sfruttato per andare in avvantaggio. E abbiamo crollato un po', certi ragazzi non sono in condizione col freddore, che hanno influenza, che sono un po' stanco, non hanno dato il massimo quello che ci vuole. L'attaccante sono stati un po' stanchi, l'attaccante non ce l'abbiamo nessuno che può dare un punto di riferimento. Può capitare una giornata no? Storta. Ecco, e come continuerete questo campionato? Cosa si aspetta? Andiamo un poco passo alla volta, stiamo lottando fino al fondo, però ce la facciamo piano piano. Per salvarvi.